Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi video super speciale, inizio infatti in macchina perché, come da titolo, cercheremo di fare il giro dello stesso McDrive per 50 volte. Voglio troppo vedere la reazione dei tipi allo sportello e spero che ce la faremo a farlo 50 volte perché probabilmente ci cacceranno prima. Comunque, ho visto che questo video l'hanno fatto un sacco di ragazzi americani che seguo e da lì che ho preso l'idea, ma ho visto che in Italia l'hanno fatto anche già diversi, tra cui Chiara, che saluto. Come al solito, che arriva sempre prima di me su queste challenge, questi video, io arrivo sempre tardi. Però sono sempre challenge super divertenti e anche se ci arrivo tardi, voglio assolutamente riproporle e provarci anch'io per vedere com'è. Sto aspettando la mia amica Giulia, che come sapete è tipo il mio partner in crime per questa tipologia di video. Quando ho un video strano, assurdo che voglio filmare, la chiamo sempre e lei è sempre disponibile, quindi poverina, non so ormai che cosa si aspetta con i miei video. E tra l'altro, il McDonald's più vicino, allora ce n'è il McDrive più vicino. Uno è in Slovenia, appena oltre il confine, che dal centro di Trieste saranno tipo 40 minuti, 30 minuti, e l'altro McDrive invece è a Monfalcone, che è in provincia di Gorizia, che è comunque più o meno 30 minuti da Trieste. Quindi a Trieste non c'è, lo faranno, ma per adesso ancora non c'è. Quindi noi, l'ultima volta che ho filmato un video al McDrive, siamo andati in Slovenia. Oggi invece andremo a quello di Monfalcone, che appunto invece è in Italia e non ci sono mai stata, quindi non so che cosa aspettarmi. Vedremo com'è. Ok, ci siamo ragazzi. Eccola Giulia! Ciao! Grazie Giulia, che vieni sempre a fare questi Sempre un video assurdi piacere con me. fare queste cose. Noi ci divertiamo. Ok, ragazzi, siamo qui. Siamo al McDonald's. Siamo. Aiuto! L'abbiamo trovato. Alla fine l'abbiamo trovato. Che cosa prendiamo? Un'acqua. Cosa vuoi tu? Dimmi cosa vuoi. Hai Da fame? bere? Ma non lo so. Tanto Iniziamo? dobbiamo farne 50. Ma boh, se vuoi iniziamo un tè al limone o una Coca-Cola. No, no, Adesso no. vedo. Un tè al limone e poi una Coca-Cola sarà il secondo giro. Tu vuoi il Dai, tè al scegli. limone? Ma sì, dai. Ok. Sì, un tè al limone, grazie. Altro? Basta così. Adesso. Ok, allora abbiamo 260 l'ultimo sportello, grazie. Grazie. Loro non lo sanno, ma non si libereranno di noi così facilmente. Ti ringrazio. Ciao. Aspetta, passo a te. Teniamo. Non so, sto cercando di posizionare cin cin. No, dai, ti aspetta. Ma no, ma cosa mi aspetti? Tanto saremo qua. Infatti lui ci fa buona serata. Sì, guarda che la serata la passiamo con te. Non l'hai capita sta cosa? Sì, serata, tra l'altro è ancora un po' prestino per dire serata, ma vabbè. Sì, vabbè, ma voleva fare il simpatico. Aiuto! Io prenderò un'acqua adesso. Piccola, tu cosa gli devo tirare nelle Scusa, una coca, altro che bottigliette? No, acqua. un'acqua, dopo una coca. Ah. Siamo al Buonasera, giro. benvenuti al Drive, prego. Ciao, una bottiglietta d'acqua, grazie. Naturale? Sì, grazie. Un euro, ultimo sportello, grazie. Grazie. E siamo a due. Siamo tutte fresche e riposate. Poi voglio vedere quando arriveremo tipo alla 30. Sì, tipo da confrontare le facce prima e dopo. Sì, tipo. Oh. Serve il bicchiere dell'acqua. No, grazie. Grazie, grazie. ciao. E giro due Giro fatto, due ragazzi. fatto. Adesso proviamo a sistemarci un attimo, vediamo se riesco a sistemare la videocamera così Giulia non devi tenerla in mano. Ok, pausa, stiamo sistemando la videocamera. Giulia si trucca, io bevo quest'acqua. Secondo me non tiene. Ragazzi, secondo me sì, secondo me nemmeno, però dico di sì per essere positiva. Sai che ti dico? Io ho una fame, ragazzi, pazzesca. Dai, andiamo allora. Cioè, cosa facciamo adesso? Cosa vuoi mangiare tu? Partiamo con le patatine o subito con qualcosa di... Se vuoi, proviamo con le patatine. Tanto abbiamo, cioè, veramente, Ma dobbiamo si può fare fare una patatina piccola e poi Sì, qualcos'altro, facciamo proviamo una le patatina. patatine. Sì, io prenderò anche un toast. Ah, boh, allora facciamo toast, se vuoi un toast. Ti piace il toast? E non mangio più frutta. Io mi dimentico sempre che tu non mangi carne. Sempre. Come si metterà dentro? Ok, ragazzi, stiamo andando al terzo giro. Abbiamo una fame da lupi, io almeno. Giulia qualcosa ha pranzato, io non ho mangiato nulla. Solo per fare questo giro pazzesco al McDonald's, sono a digiuno da ieri, te lo giuro. Tu fermati che ho la precedenza, grazie. Automobilista incazzosa, ok. Allora, adesso patatine piccole. Come vuoi? Patatine piccole. Buonasera, benvenuti al Drive, prego. Ciao, una di patatine piccole. Ok, poi? Basta così, grazie. Ok, allora abbiamo una 50 e l'ultimo scorta. Grazie.
Se oggi non ci mandano a quel paese, non ma ci... divertente, povero, che ogni volta ti dice poi, perché non sono abituati che uno ordina solo una roba misera. È vero. Mi ha guardato malissimo. Mi ha guardato veramente così. È sempre quello di prima che non ho guardato. È il ragazzo di prima. È sempre... quello del giro 1. Poi c'era una ragazza, adesso c'è di nuovo lui. E mi sto già imbarazzando. Non so come arriveremo al decimo. Ma penso che dal decimo in poi ormai saremo tipo ormai senza vergogna. Grazie. Ciao. Quando smetterà di dirci buonasera? Io direi di fare incetta, cioè facciamo una bella scorta potente, poi ci fermiamo e mangiamo. Ok. No, cioè tu mangia nel frattempo, ci ma sta, per me ci dico. Sta, ci sta. Cosa prendiamo? Cosa vuoi? Io prenderei un toast, dai, facciamo un toast. Così mi tolgo. C'erano tipo dei panzerotti, non so cosa. Buonasera, benvenuti a McDrive, prego. Ciao, un toast, grazie, basta così. Grazie. Ma povero, le anticipate. Sì, oddio, che maleducata. Aspetta, che giro siamo? Già perso il conto. È il quarto. Però secondo me sto sospettando qualcosa. Sospetta. Sì, beh, una macchina che fa quattro giri. Non l'ho mai vista. Ti rubo una cosa qui. Le patatine McDonald's sono inconfondibili. Amo. Quelle più mollicce sono. È vero? Oddio, sei la prima persona che è d'accordo. No, cioè sono le uniche patatine che in realtà sono mollicce. Però buone. E però sono le patatine McDonald's, sono sì, così. Cioè sono devono, così. Vedi, queste non sono abbastanza mollicce. Grazie. Ciao. Eccolo. Non ci ha detto buona serata perché già ha capito che tra 3 secondi ci rivede. Ok. E anche il toast, cioè ragazzi, sì, grazie. Adesso siamo al giro 5. Giusto? Mm-hmm. Perché io con i numeri sono messa malissimo. Figurati se non mi ricordo manco che siamo al quinto. Per fortuna questo McDrive è anche piccolino, quindi non ci mettiamo tanto a fare in giro. Cosa vuoi? Prendiamo un'altra di patatine piccole. L'hai fatta perché queste sono già andate. Buonasera, benvenuti al McDrive, prego. Ciao, una di patatine piccole. Basta così, grazie. Ah, guarda, okay, i panzerotti. No, grazie. I panzerotti sono esauriti, però che li volevi provare. Sono scappati, vedi, direttamente. Mi sto vergognando tantissimo. Allora, ciao. Grazie. Giulia. Grazie. Forse non sono abituata a un adesso, traffico. Adesso non mi ha detto nemmeno ciao. Mi ha detto solo grazie, prego. Ok. Forse non sono abituata a un traffico così intenso, questo McDrive. No, evidentemente no. Gli stiamo rompendo le scatole in una maniera esorbitante. Penso che non potremo mai più tornarci io e te qua in questa mezz'ora. No, dai. No, ti giuro, ci banneranno completamente. Cosa prendiamo? Cosa vuoi? Dai, prendi qualcosa. Dai, proviamo un toast senza prosciutto. Ok. Così li complichiamo le vite. Buonasera, benvenuti al McDrive. Ciao, un toast senza prosciutto se possibile. Toast senza prosciutto? Qualcos'altro? No, basta così. 1,40 lo spazzello. Grazie. Poverino, mi dispiace tantissimo. È rimasto male che hai detto senza prosciutto. Sì, cioè è rimasto male. Mi è sembrato. Non penso che qualcuno l'abbia mai richiesto un toast senza prosciutto. Che ti devo dire? Sempre noi. Esatto. Mi ha detto non avevo dubbi. Grazie. A dopo. A dopo ormai. Dovremmo chiedergli come si chiama, perché a questo punto siamo in confidenza. No. Ok ragazzi, giro 7. Guarda. Per qualsiasi altro ordine. Mi ha lasciato il numero di telefono! No, non ci posso credere. 347? No, io non ci posso credere. Lo conservi? No! Mi ha scritto per qualsiasi altro ordine e mi ha lasciato il numero di cellulare con uno smile. No, vabbè ragazzi. Questo non me l'aspettavo. Ma secondo te è il suo, di lui, del ragazzo? Beh, scusa, un numero di cellulare, di chi vuoi che sia? Del, ma che ne so? Del boss? Oh mio Dio, adesso devo ritornarci lì però. Ecco, potresti fare un video, indagare su questo numero. No, vabbè. No, vabbè, ok. Sì. Cosa gli dico adesso? Che vergogna. Cioè, mi lascia il numero e adesso devo farmi altri 40 giri. Oddio, che cosa vuoi, Giulia? Vuoi guidare tu? No, non mi sembra il caso, preferisco
Cosa non... gli devo dire adesso? Forse pensava che è facesse... una Coca Zero, forse non l'hai ancora preso. Forse pensa che mi sia innamorata di lui, per quello mi faccio tutti questi giri per vederlo. Cavoli, questa non l'ho pensata. Non lo so, ok. Beh, c'è una macchina. Una Coca Zero. E tu non l'hai ancora presa? Infatti, Coca Zero. Ok ragazzi, adesso spegneremo la videocamera per un po', ci vediamo tra qualche giro, perché altrimenti sa che la batteria non mi dura. Forse è meglio. Il mio bancomat praticamente non mi fa più pagare, ho fatto troppe transazioni. Se no gli do il contanti. Oh mio Dio! Vabbè, adesso saremo tipo alla tredicesimo giro, una roba del genere. Non mi aspettavo che mi bloccassero. Sì, effettivamente. Adesso abbiamo ordinato un filetto fish, ragazzi, per me, senza salsa. Grazie. Grazie. Cosa facciamo? Ci fermiamo e mangiucchiamo? Bravi. Abbiamo ancora patatine? Patatine stanno scarseggiando. Allora prendiamo precisamente un'altra di patatine. Quindi altro giro, siamo al... Questo era il tredicesimo, quindi adesso... 14esimo giro, ragazzi. Il sole sta tramontando, non so da quanto tempo siamo già qua. E anche un bel tramonto dal parcheggio. Sì, dal parcheggio del centro commerciale. Cos'hai? Cosa vuoi prendere? È il mio testa... Ok, Giulia, facciamo altri 5 giri, perché altrimenti è inutile che ci fermiamo, perché hai già fatto fuori tutto. Non ho fatto fuori tutto. Ma hai fatto bene! Mi fai passare... Devi mangiare! Devi mangiare, sennò cosa facciamo con tutta la roba? Coca, dai, normale. Buonasera, nostra. Benvenuti al drive, prego. Ciao, una Coca-Cola media, grazie. Ah, questo è così? Sì, grazie. Vieni pure all'ultimo sportello, sono 2:30, grazie. Io sto affondando sotto stessa che... Sì, è vero, me hai acquintalate. Siamo al 15esimo. Stiamo prendendo roba completamente a random. Cosa prendiamo adesso? Un'altra di patatine. Eh sì, le patatine scarseggiano. Perché le patatine vanno di brutto. E prenderemo sempre solo quelle piccole, perché dobbiamo fare 5 giri per avere... È mollicce. È mollicce. Potremmo chiedere extra mollicce, grazie. No. No. No, 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 no. Se c'è il ragazzo, muoio dalla vergogna. Giulia! Buonasera, benvenuti. Prego. Ciao, una di patatine piccole, grazie. Qualcos'altro? Basta così. Grazie. Ah, le patatine costano 1,50 e invece la Coca 2,30. Mi sembra sproporzionato. Anche a me. Bello che il mio bancomat è bloccato, tra l'altro, dopo questo video. Ma vabbè, vabbè. Dettagli. Ciao. Niente, banco. Sì. Stiamo facendo un video per YouTube. E ho un canale YouTube e sto facendo un video, devo passare 50 volte allo sportello del McDonald's, non so se ce la farò, e poveri voi! Oh, pensavate che fosse un lunedì pomeriggio tranquillo, invece siamo arrivate noi! Sì, immagino! Grazie, a tra poco! Andiamo a riprendere altre patatine, dopo che ci hanno anche chiesto che diavolo di roba stiamo facendo, perché non gli era mai capitato, giustamente. Quindi c'è tutto il McDonald's che si sta chiedendo che stanno facendo queste due squilibrate. Abbiamo confuso un ragazzo che a un certo punto ci fa: vi devo chiedere se potete spostarvi. E io: ma perché? Posso mettermi qua a lato? No, veramente ci serve questo posto. Ma se non lo voleva neanche i parcheggi qua. No, lì, e io faccio: ma scusa, ma è l'ordine, me lo porti più in là? Ah, no, è vero, ti devo ancora dare l'ordine. Notare Giulia, che vabbè, che alcuni giorni abbiamo cartocciati, ma qui c'è la follia pura, ragazzi, la follia. Patatine. Piccola pausa cibo, ragazzi. Allora, questo è il tuo. Guardale, queste sono le migliori, quelle mollicce. Ah. Questo è il tuo filetto fish. Grazie. Bolla qua. Poi, altre patatine. Secondo me ci è rimasto malissimo perché mi ha lasciato il numero di telefono e io ho fatto finta di niente. Povero, che ti devo dire? No, mi dispiace. Fallo chiamare da... Allora, non so quante di patatine abbiamo mangiato girando, ma ne abbiamo altre 3-2 intere. Qui c'è il mio toast. Lì c'è il tuo toast. Senza prosciutto. No, aspetta che non sei inquadrata. Un toast senza prosciutto. Praticamente pane e formaggio. Beh, spero sia buono. Altre patatine. Filetto fish senza salsa. Tu hai preso filetto fish con salsa. La mia Coca, allora questo qua. Andiamo a Coca, qui c'è il tuo tè. Grazie, notare. No? Anche tu. Lì hai preso il mio la Coca-Cola, vero? È per cambiare. Certo. Poi abbiamo pensato di fare un'altra pausa cibo salato e poi un'altra pausa cibo dolce. Beh, minimo.
Dire di sì. Io prenderei un'altra di patatine qua sotto. Le mangi tu qua. Allora facciamo una di patatine, poi facciamo un altro giro, prendo i nuggets. E tu, Giulia? Non dirmi che sei sazia, non puoi essere sazia il 21esimo giro, cioè non è concepibile in questo video essere sazia. Ho mangiato più di te. Non è vero? Sì. No, sì. No, poi ho recuperato e come, ragazzi? Non sono convinta. Beh, adesso con i nuggets e le patatine. Adesso sì. Buonasera, benvenuti al McDrive, prego. Ciao, una di patatine piccole. Ok, poi? Basta, grazie. Quanto è il trasporto? Grazie. 21esimo giro fatto, ragazzi. Giulia, passo a te il testimone. Vai, vai. Cosa facciamo allora? Adesso nuggets. Sì. Ma intanto anche tu devi mangiare. Giulia, io te l'ho detto, non pranzare, che dobbiamo abbuffarci di brutto. E poi tu, così l'ho mangiato. Cavoli. Cosa hai mangiato? No, ma è pasta col pesto. Ah, la pasta. Però devo farti i complimenti, che hai lo stomaco di ferro. Allora, se ce l'hai fatta a mangiare la pasta, poi anche qua al McDonald's. Vabbè, sì. Che è praticamente quasi ora di cena, in realtà. No, ma infatti questa è una pseudo cena, è una via di mezzo ormai. Sia pranzo che cena. 4 nuggets è il minimo, pensavo fosse 6. Quante hai prese? 4. Ma cos'è adesso? 21, 20 o 21? No, 21. Questo è il 21esimo. Okay. Perché quello di prima delle patatine piccole era il 20, credo. No, più o meno, ragazzi, cioè, cercate di capire. È buio, siamo qua da 2 ore, non sappiamo manco che giorno è. Che ora è? Dove siamo? Dove stiamo andando? Perché siamo qui? È impegnativo, è impegnativo. È impegnativo? Questo è challenge, veramente. Grazie. Ok. Alright, ragazzi, 21 giro fatto. Giulia, ti passo il testimone come Vai. Al solito. E adesso prendi qualcosina tu, però, dai, che cosa vuoi? Un'altra di Ma patatine? Io volevo qualche sfiziosità, ma non mi fanno i panzerotti, che ne so, qualche... Aspetta, adesso vediamo quali sfiziosità hai. Peccato che non hanno le mozzarelline. Asiago bacon, Grand Crispy McBacon. Ma per te che cosa c'è? Praticamente niente. No, ma il menù intero è qua. Le sfiziosità, se no hai... Sono tipo gamberi. Dai, Giulia, decidi. No, di tu le sfiziosità, non so. Sono... È un'acqua naturale, grazie. Che ne so? Che ne so, Giulia? Non sapevo che cosa prendere, ho detto un'acqua naturale. Gamberi, cioè, li avete ancora? Tipo... Gamberi no. Niente. Ah, anni fa, Giulia, vabbè, grazie. Dopo. Ciao, dopo. Hai detto tu prima gamberi? Che ne so, mi sembrava, mi ha guardato male anni fa. Scusa, sono vecchia. Oh, se no, chiedi che sfiziosità ci sono. No, tipo... secondo me mi manda quel... Cosa c'è nella Tasty Basket? Ciao, scusami, cosa c'è nel Tasty Basket? Allora, ah, no, Tasty Basket sacco da roba. Ci sono 8 irestolane, 8 nuggets e 6 altri. No, allora prendiamo le patatine, quelle con il cheddar, piccole. Ok, una porzione di patatine con cheddar, poi? Sì, basta così. Ah, beh, 2,70, non ti posso dire. Grazie. Riuscite a trovare anche il tempo per mangiarle? Siamo riuscite. Dai, domanda interessante. Domani abbiamo 20 kg in più. Tieni, Giulia. Adesso prendi, cosa vuoi bere? Un tè o una coca? Un tè limone. Piccolo, perché poi se lo vuoi grande facciamo 2 giri. Assolutamente. Sono buone, non le ho mai assaggiate quelle con il cheddar. Amo il cheddar. Ah. Buone. Cavolo. Ciao, un tè al limone piccolo, grazie. Così? Sì, grazie. Ascolta. Grazie. Ok, da notare... Altri migliaia di sacchetti. La situazione è tragica. Sì, anche qua altre bibite, roba. Vabbè, siamo al... Oh mio Dio, non mi ricordo più. 25? 25 può essere, 24, 25. Ragazzi, è un po' dura tenere il conto. Comunque ci siamo fermate per la seconda volta, perché altrimenti si fredda tutto. E abbiamo altre patatine. Altre patatine... Col cheddar? No, queste sono altre patatine. Queste sono nuggets. Patatine. I nuggets. Nuggets, ragazzi. Ok.
E poi? Vediamo se non hanno mai visto dei nuggets. Sicuramente. Io ho preso... Sì, la coca. No, il tè. Cosa hai preso? Da bere? Tu hai preso il tè. E io ho preso un'altra acqua. Quella è il tè. E mio, ancora no? La coca di prima. Sì? Mm-hmm. Ok. Alright, io direi che siamo quasi arrivati al dolce. Cioè, adesso prendiamo qualcosina da bere. Direi di sì. Ma anche perché non mi fanno mozzarelline. Lo so, i panzerotti sono finiti. Tragico. Anch'io volevo assaggiarli, sti panzerotti. Grazie. A dopo. Alright ragazzi, giro 26. Cosa vuoi tu, Giulia? Per il giro 27? Andiamo sulle bevande. Dai, una bottiglietta d'acqua che me la prendo. L'idratazione è importante. Esatto. L'alimentazione per prima. Disse colei che si è strafogata di patatine fritte. E tu lo stai ancora mangiando, peraltro. E mi secca a buttar via. No, fai bene. Tra l'altro è una porzione mega quella. Ci contavo che mangiavi anche tu, ma... mi hai abbandonato. Sono messa male, Giulia. Buonasera, benvenuta. Vai, prego. Ciao, un'acqua naturale, grazie. Questa così? Sì, grazie. Ne ho un'ultima sportella, grazie. Hanno una telecamera per vedere quando iniziare a parlare? Secondo perché me quando sì. Arrivi ti dicono benvenuti al McDrive, eccetera, no? Secondo me sì. Quanto siete? 27. Già. Cosa facciamo? Allora iniziamo con il dolce. Milkshake. Io non ho visto il menù dei dolci, perché? Okay. Aia, la mia batteria sta per cedere, ragazzi, sta lampeggiando. Siamo al 28 e penso che ci fermeremo a 30 a questo punto perché la videocamera non ce la fa. Non lo vuoi il caramello? È strabuono. No, preferisco il cioccolato. Ah, sì? Non l'ho mai assaggiato il cioccolato. Siamo molto provate, non ce la faccio veramente, veramente più. Il dolce ci farà rinascere. Speriamo. So che ci fermeremo al 30. 27. E quelli hanno detto è la ventesima volta che li vedo passare. Ho detto 27. In realtà 28. Sarà benvenuto nel drive, prego. Ciao, un sundae al cioccolato. Qualcos'altro? Basta così, grazie. Un andato, l'ultimo sportello. Grazie. Dai, 28, io direi che ci fermiamo a 30 perché altrimenti dovremmo sprecare il cibo e sarebbe un gran peccato. E siamo tra l'altro senza benzina pure. No, dovremmo mangiarci altri 5 dolci a testa alla fine. Non ce la posso fare tu. Altri 10 dolci a testa non ce la fai? Ma forse 10 dolci è un po' tanto. Sì, un po' troppo. Alla fine ci fermiamo a 30, abbiamo deciso. Dai. Non è fattibile. Non è fattibile. Sì, è troppo. Tipo salse, un ketchup. Ci ho mandato a quel paese. Io poi dopo un po' i miei colleghi ti mandano. Infatti stavo pensando anch'io. Grazie. Eccoci, yeah. Giulia. Hai sentito che cosa ha detto? I miei colleghi mi manderanno quel paese dopo un po'. Però ci ha dato un consiglio prezioso che avremmo potuto seguire. Ci ha fatto un giro per una salsa. Ma tu hai detto, che per 20 centesimi, altro che se ti mandano quel paese. Io avevo pensato di farlo. Però, boh, dai. Siamo, cosa siamo? Il 20... Sono il 28, cioè, 29, io mi devo 28. Io mi devo concentrare. Ah sì, hai ragione. Cin cin. Sì. Siamo al dolce. Ok, vai. La batteria della videocamera ha ceduto, siamo senza batteria, l'abbiamo consumata tutta e sto filmando con il mio iPhone, ragazzi, siamo al giro 29 e abbiamo deciso di fermarci a 30. Che cosa prendiamo? Il posto per ora. Un attimo per prendere il vostro ordine. Sì. Un attimo. Ah, ok. Cosa che mi ha detto un attimo? No. Forse si rifiutano. Quanta immondizia abbiamo. Abbastanza. Aspetta che mostriamo. Prego. Qua tutto. È un'acqua naturale. Posso così? Sì, grazie. Un euro l'ultimo sportello, sì. Grazie. Giro 29, ragazzi. 29, non ci posso credere. Siamo qua da non so quante ore. Consumato il banco, ma consumata la videocamera. Non immaginavo. Se adesso mi hai fatto ingrassare, domani mi devi far... A me lo dice, hai visto quanto ho mangiato?
Domani andiamo in palestra per la prima volta nella nostra vita. Andiamo a fare jogging. Sì, certo. Ti vedo, sì. Dopo un minuto. Oh mio Dio, non ce la faccio più. Oh mio Dio, mi fa male la milza. Oh mio Dio, mi fa male tutto. A me fa male la milza. Anche a me, no, anche a me quando corro tipo. All right, ragazzi. 29esimo giro fatto. Bottiglietta d'acqua, non so più dove mettere la roba che stiamo comprando. E adesso 30esimo giro, vuoi qualcosa, Giulia? Vuoi qualcosa? Ma questa roba è tipo un frullato, no? Vuoi un frullato? Proviamo. Alla fragola è strabuono. Che gusto. E che altri gusti ci sono? Vaniglia, fragola, cioccolato. Ah. Bel dilemma, dai, proviamo la fragola, dai. E siamo al 30esimo ed ultimo giro, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, cioè ce l'abbiamo fatta, no, dovremmo fare 50, penso che chiuderanno prima, e quindi siamo all'ultimo. Grazie, questo è l'ultimo giro, grazie mille, sai, ciao. Grazie, ciao ciao. Eccoci, Giulia. Yeah. E ci siamo, 30esimo e ultimo giro, ragazzi. Io voglio fare i complimenti a chi è arrivato al 50esimo, ma cioè o non mangi per una settimana o non lo so veramente. Ok ragazzi, questo è quanto per il video di oggi. Grazie alla mia super ospite Giulia, special guest, che mi ha aiutato qui questo video. Devo dire è andata bene, anche se abbiamo veramente perso un sacco di tempo, perché siamo qua non lo so quante ore, penso tipo 2 ore e mezza, 3 ore, una roba del genere. Sì, circa una roba. Quindi è stato un tour de force. Però abbiamo riso tanto, dai. Sì, abbiamo anche mangiato tanto. La chicca, il ragazzo che ti ha lasciato il numero. Oh mio Dio, che poi era super imbarazzato dopo. E ha mandato la ragazza e poi non poteva esimersi, quindi è dovuto ritornare. Ma era simpatico. Sì, super simpatico, ci è andata veramente bene. Ma anche la ragazza era simpatica, devo dire, ci hanno trattato molto bene. Ma scusa, cosa devono fare? No, no, sì, però cioè siamo state due rompiscatole pazzesche, quindi... Però ci è andata bene. Giulia, per la prima volta ha assaggiato il milkshake alla fragola? E di solito prendo altri dolci che tipo qua in Italia non ci sono, quindi... No, questo è strabondo. Dobbiamo accontentarci. Sì, quello è vero. No, devo dire... E vabbè, in Indonesia vai tu a cercare le robe assurde al McDonald's. In Sudafrica c'è, vedi, in Indonesia. Sì, ho capito, ma... E basta, ragazzi. Questo è quanto per il video di oggi. Alla fine, appunto, abbiamo concluso con 30 giri per tutti i motivi che vi ho spiegato. Ma è stata comunque molto, molto dura. Quindi... Bacio grande, noi ci vediamo domani con un nuovo video e avremo entrambe 5 kg in più. Ciao! Sì, domani mi devi aiutare a rimettermi in forma. Andremo in palestra, faremo finta, andremo là, sì, poi ci sediamo e chiacchieriamo. Finisce così. Ciao ragazzi! Ciao, ciao, ciao! Ciao.